TV Radicale al congresso di Radicali Italiani del 2011 qui a Chianciano. Siamo con Valerio Federico che è autore di un dossier intitolato Partitocrazia, enti locali, capitalismo inquinato. Ha portato questo documento, l'ha presentato al congresso, ha partecipato anche alla commissione sull'economia e capitalismo inquinato e ci presenta, presenta appunto a TV Radicale, ci spiega un pochino questo documento di che si compone e di che tratta. Ma tratta di un argomento estremamente vasto, che non è altro che l'influenza, direi la reciproca influenza dell'economia sulla politica e della politica sull'economia. È un argomento vasto perché naturalmente è un elemento del caso Italia e quindi del sistema che i radicali descrivono da sempre. Perché? Perché economia e politica, e con questo intendo le classi dirigenti della politica e quindi dei partiti e le élite dominanti dei grandi gruppi industriali, lavorano insieme, si autoalimentano. La protezione dell'economia da parte della politica e la protezione dell'economia della politica da parte dell'economia permettono a queste classi dominanti di mantenersi sostanzialmente a potere a danno di chiunque tenti di entrare nel sistema politico capitalistico inquinato italiano. Quindi è un elemento centrale del capitalismo inquinato italiano e del sistema partitocratico radicale che c'è da 50 anni. Ascolta Valerio, mi sembri abbastanza esperto di questa materia, io allora puoi chiarirmi alcune curiosità e alcune cose che io mi pongo da tempo. Il capitalismo, l'economia in Italia, soprattutto l'arte imprenditoria, io ho dei dubbi che possa definirsi un'economia capitalistica, perché soprattutto l'arte imprenditoria è un'imprenditoria che non ha conosciuto quasi mai una concorrenza, è stata sempre in qualche modo aiutata e sovvenzionata attraverso, a parte proprio i ripianamenti, se vogliamo parlare, parliamo della Fiat che potrebbe essere un esempio, le promesse di riassunzioni di operai e così via. E quindi posso, quello che mi chiedo, praticamente noi un vero capitalismo, almeno a livello di alta imprenditoria, non l'abbiamo mai conosciuto. Cioè è una scelta capitalistica nostra che poi è un po' un capitalismo sovietizzato, o sbaglio? No, io sono d'accordo, direi che il capitalismo liberale, dove la politica ha il ruolo di tutelare la libera concorrenza, in Italia non c'è mai stato. Fin dal dopoguerra gli accordi, anche prima per la verità, certamente dal dopoguerra in poi, gli accordi tra i grandi imprenditori e la politica italiana hanno da una parte permesso uno sviluppo rapido e importante anche grazie agli aiuti dei paesi del Patto Atlantico, degli Stati Uniti, ma di fatto da quel momento il nostro capitalismo non è mai cambiato e quindi ha mantenuto questo elemento centrale, cioè lo strettissimo rapporto di interessi convergenti tra le classi dominanti dell'economia e della politica, e quindi, come hai detto tu, la concorrenza non è possibile, e la concorrenza non è possibile neanche, o quantomeno non è tutelata come dovrebbe, neanche per le piccole e medie imprese, che di fatto patiscono in termini, per esempio, di credito, proprio le facilitazioni inevitabili che i grandi gruppi hanno nell'accesso al credito e le possibilità che hanno, tu hai parlato di ripianamento, anche nel sprecare, nel buttare via i soldi. È chiaro che un gruppo importante italiano che ha debiti, ma che nello stesso tempo partecipa, e qui introduco l'argomento dei conflitti di interesse, partecipa direttamente o indirettamente alle banche piuttosto che al controllo dei media, beh, allora è evidente che il grande gruppo privato italiano, uno, non è veramente privato perché si basa anche sugli stretti rapporti che ha con la politica. Due, avendo un rapporto diretto con la finanza e con i media, è in grado di
non morire, cioè nessuno può ucciderlo, l'economia e i fallimenti di questi gruppi non possono uccidere i gruppi stessi, perché coperti da media e da politica, politica che ha bisogno di questi gruppi industriali per mantenersi al potere. Quindi non c'è concorrenza, il danno è alle piccole e medie imprese e la nostra economia sta lentamente scivolando a una situazione di non competitività che va a gradatamente peggiorare, e generalmente quando le classi dirigenti si mantengono l'una con l'altra, quelle economiche e quelle politiche, quando saltano? Saltano solo al momento del collasso. Noi radicali cerchiamo di evitare che si debba arrivare al collasso, perché si creino delle condizioni perché entrino dei nuovi attori sia in politica che in economia. Sì, un altro effetto che appunto volevo sollecitarti, volevo chiedere a te chiarimenti, di questo tipo di capitalismo semisovietico è che uno degli effetti che dovrebbe essere fisiologico di un sistema capitalistico, che poi dovrebbe anche essere un po' sinonimo di meritocrazia, insomma, no? All'interno dell'impresa economica, è quello che questo effetto di selezione per merito del capitalista, insomma, dell'imprenditore, dell'altro imprenditore, non c'è. E io infatti verifico anno per anno che le grandi aziende, i grandi gruppi sono in mano a gente che non porta un bilancio in attivo da tempo, che sono quasi falliti, spesso anche pluripregiudicati, e parliamo di grandi aziende ma anche di gruppi bancari, e stanno sempre in qualche modo a galla, non fa bene all'impresa questo, al sistema Italia. Ma la tua analisi è perfetta, visto che piace anche magari alle persone ascoltare degli esempi concreti, la tua analisi è perfetta, calata sulle grandi famiglie che ancora guidano il capitalismo italiano. Parlavi di pluripregiudicati, noi abbiamo il gruppo Ligresti ha avuto qualche piccolo problema con la giustizia, diciamo che ha avuto procedimenti giudiziari e penali, li ha da circa 20 anni di tutti i generi, eppure Salvatore Ligresti è ancora a capo di un gruppo, uno dei più importanti d'Italia, che detiene il secondo gruppo assicurativo e una delle principali finanziarie in Italia, Premafin. Visti i suoi procedimenti giudiziari, lui non può ricoprire le cariche di amministratore delegato, cioè le cariche che permettono di guidare direttamente le sue imprese sono guidate dai tre figli, sono in notevole difficoltà ormai da alcuni anni, e nonostante questo naturalmente non escono dal mercato perché lui, Ligresti, così come i Pesenti, come la Fiat e i grandi gruppi italiani, ripeto, da una parte hanno partecipazioni nei principali media italiani, dall'altra parte, come tu hai anticipato, hanno uno stretto rapporto con le banche. Le banche italiane fanno questa politica di partecipazioni, cioè le banche non si limitano a prestare i soldi, e i soldi sulla base, come dici tu, del merito. Nel caso delle aziende il merito è una situazione economica sana. Ecco, non prestano i soldi sulla base di questo, ma li prestano sulla base di relazioni strette con gruppi che a loro volta detengono partecipazioni direttamente o indirettamente nelle banche. Voi capite che un sistema di relazioni sia personali che di partecipazioni e finanziarie, azionarie, che di politica così stretto, non permette che in quel sistema qualcuno salti. Quindi tu hai parlato di meritocrazia, tutelare la concorrenza vuol dire tutelare la meritocrazia. Concorrenza e meritocrazia vanno insieme, e quindi è evidente che in Italia non viene tutelata né la concorrenza, che i radicali propongono che venga considerato un diritto costituzionale, il diritto alla libera concorrenza, né naturalmente la meritocrazia.
Beh, riguardo alle banche io vorrei semplificare e maccheronizzare un pochino, però cercando di essere corretto. In pratica, se si è dei comuni mortali e si chiede un prestito, i soldi vengono concessi se già li hai e hai qualcosa in garanzia. Se, appunto, se invece sei qualcun altro, ti prestano i soldi anche se sanno che non verranno restituiti. Perché in qualche modo verrà restituito in un altro modo. Ma sì, certo, anche perché il giro dei soldi naturalmente che comprende sia politica, quindi istituzioni, sia banche, sia grande industria, beh, insomma evidentemente questi soldi da qualche parte poi arrivano. A chi serve? A chi serve? Alla politica, i grandi gruppi industriali servono, abbiamo detto l'elemento forse più importante, che è il controllo dei media, ma servono naturalmente anche perché chi controlla non solo i media ma anche le banche, beh, di questi gruppi non si può fare a meno. Oltretutto le grandi imprese piuttosto che le banche sono guidate da patti di sindacato, cioè un gruppo di azionari, di azionisti si mette insieme e ne detiene il controllo di un'impresa, e beh, naturalmente questi patti vengono più o meno fatti sempre dagli stessi gruppi e sempre dalle stesse persone. Sbloccare questo sistema lo si può fare solo attraverso una riforma liberale, vera, cioè dove la politica riguadagna il ruolo originale, cioè quello di fornitore di regole allo scopo di tutelare la concorrenza. Tutelare la concorrenza vuol dire tutelare la libertà degli individui, e questo noi radicali lo dobbiamo dire. La libertà di ognuno di noi è anche la libertà di concorrenza. Se in Italia decidiamo di avviare un'attività imprenditoriale, noi abbiamo un grado di libertà nettamente inferiore in partenza rispetto agli altri cittadini dei principali paesi occidentali. Io sì, su questa cosa sono perfettamente d'accordo e mi limito soltanto, da cronista umile e da ignobile direttore, a ricordare soltanto una cosa che a me sembra macroscopica, che in questo, diciamo, frangente che stiamo passando, questo momento di crisi che non si capisce più bene quando sia cominciata e quando sia stata rivelata, che sono tutte poi varie scuole di pensiero, ma comunque c'è una sete di riforme liberali. Noi, e meglio l'Italia, ancora sta ragionando sulla liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali. Cioè, una persona che ha un esercizio commerciale, fatta salve tutte le norme sul lavoro dei dipendenti, ok, non è libera di lavorare se vuole 12, 15, 24 ore. Direttore, ti chiedo subito, chi ha gli esercizi commerciali? Cioè, chi avrebbe l'interesse ad aprirli e a non aprirli? Insomma, alla fine è una questione di interesse. Evidentemente in Italia non è matura questa riforma, perché gli interessi di chi controlla gli esercizi commerciali, una parte degli esercizi commerciali, la grande distribuzione, ha per ora scelto che questa riforma non debba passare. Quando diciamo i grandi proprietari di queste catene lo decideranno, forse passerà. È una maturazione culturale anche nell'ambito del piccolo imprenditore, questo vuol dire. La maturazione è vero, ma la maturazione culturale come si può avere se i media non fanno informazione e quindi non fanno cultura, non trasmettono, non passano il messaggio della cultura liberale, della concorrenza e della meritocrazia? Se i media non lo passano, l'Italia sconta sempre di più quello che Geppi Ripa definisce la società delle conseguenze. Cioè, se noi abbiamo alle spalle 40, 50 anni, 60 anni di partecipocrazia e di sistema bloccato, le persone ormai sono naturalmente portate a conoscere le regole del sistema bloccato italiano e non di quel che potrebbero essere i loro diritti e le loro opportunità in un sistema liberale. Loro di queste opportunità e di questi diritti gli italiani non ne hanno conoscenza e quindi non possono neanche in qualche modo confrontare le opportunità che hanno adesso, poche, con quelle che avrebbero in un sistema liberale. E naturalmente tutto questo è rafforzato dalla retorica ex democristiana ed ex comunista, che questa retorica è una retorica unica, che è la retorica del ruolo dello Stato
che aiuta i cittadini, non del ruolo dello Stato che li aiuta con delle regole, ma del ruolo dello Stato che aiuta gruppi di cittadini privilegiati, e quindi la lotta dell'italiano è quello di entrare nei gruppi privilegiati a scapito degli altri cittadini, purtroppo. Ma io quando parlavo prima, Valerio, di una crescita culturale, è vero che certo l'informazione fa la sua parte, però io mi riferivo anche a una certa mediocrità che abbiamo, secondo me, dell'accontentarci di quel piccolo per poter andare avanti senza tante ambizioni di crescita. Adesso ti faccio un esempio preciso. A Roma, città H24, 12 mesi l'anno, vocazione turistica, in una piazza centralissima, una famosa gelateria si permette alle 8:30 di sera di abbassare le sale cinesche con delle fiumane di turisti che stanno lì. Ora, io non pretendo che si possa credere o si possa essere convinti del valore sociale dell'impresa, ma del fatto che si sta, oltre che a fare impresa e a guadagnarsi, ma insomma anche a erogare un servizio, forse quello non è un traguardo culturale oltre che informativo? No, ma io credo che le due cose siano legate. Io non penso che, penso che i media abbiano naturalmente hanno influenzato la situazione culturale illiberale attuale. Non sono stati solo loro, lo spiegano i radicali, ho tentato modestamente di spiegarlo io. L'effetto è l'effetto di 50 anni, 60 anni di favori, raccomandazioni, e parliamo a livello del cittadino comune, privilegi, discriminazioni, e se io cresco e avvio e cerco di avviare attività imprenditoriali, studio, apro una gelateria in un sistema come quello italiano, dove è costituzionalizzato il privilegio di qualcuno a danno degli altri, dove le raccomandazioni, le coperture politiche sono la norma, insomma è estremamente difficile promuovere culture alternative, culture liberali. Ed è vero, ognuno guarda i propri piccoli vantaggi. Se tu ti riferivi alla chiusura alle 8:30, immagino rispetto alle 7:30 del, non so, dei concorrenti, ad esempio. No, rispetto al fatto che comunque sia, quando tu hai 10-15 mila turisti davanti d'estate che non attendono un gelato. Ma intanto la prima questione è che non ci siano privilegi e che tutti abbiano le stesse condizioni. Certo, senz'altro. Poi è talmente evidente che sarebbe un vantaggio economico complessivo per Roma e per il turismo quello di aprire gli orari, di allungare, di liberalizzare gli orari, che è evidente proprio nei fatti che ci sono interessi maggiori non volti all'interesse della collettività, talmente forti da determinare il blocco della liberalizzazione degli orari, anche là dove è del tutto evidente che questo porterebbe un vantaggio. Detto questo, devo dire, in alcuni comuni italiani esperimenti invece di liberalizzazione degli orari, soprattutto in estate, eccetera, sono stati fatti, probabilmente anche, devo dire anche questo, le amministrazioni comunali più virtuose e magari un pochino più slegate dai grandi poteri forti, queste iniziative sono riuscite a farle. Se a Roma non si fanno è gravissimo. Adesso Roma è una delle città più importanti e quindi più strettamente legate all'elite economico-politiche che in Italia la fanno da padrone. Quindi immagino che questo sia il problema. Senti Valerio, che ti aspetti da questo congresso? A parte le elezioni degli organi, anzi, se tu hai qualche idea, pensi che preconizzi una riconferma o qualche outsider, e comunque se pensi che ci sarà, uscirà da questo congresso una deviazione, una svolta nella politica radicale? Ma guarda, la mia impressione è che ci sono aspetti, come dire, importanti e interessanti che sono venuti fuori dal congresso, ma forse siamo un pochino deboli, o comunque questo non è uscito dal congresso ancora, una strategia per il futuro dei radicali, e su questo si è detto poco.
si è proposto poco e di questo siamo tutti responsabili. E questo forse perché ci scontriamo da talmente tanti anni con gli stessi problemi che qualche idea comincia a venire a mancare, questo è grave. Ho sentito da alcuni che c'è stata molta analisi e poca proposta. Sì, questo devo dire non è una novità per alcuni consessi radicali e ripeto, di questo siamo responsabili tutti. Io direi c'è un altro punto debole nostro, a volte a seguito delle analisi ci sono anche delle proposte, il problema è che se ognuno di noi individualmente o piccoli gruppi persegue la propria politica per mettere in qualche modo anche in evidenza ma in modo assolutamente come dire positivo le proprie capacità, beh, questo va a scapito del lavoro di un partito. Forse recuperare un pochino più di vicinanza al partito, che vuol dire non certamente perdere uno spirito critico, anzi magari rafforzando lo spirito critico e la, come dire, il coraggio di criticare il partito, errori, pregi eccetera, ma certamente noi dobbiamo trovare il modo per lavorare un pochino più tutti insieme per determinare naturalmente in modo liberale, democratico, una strategia e poi per impegnarci tutti dando la priorità del nostro impegno politico a quella strategia. Siamo troppo pochi, per fortuna siamo liberi, non dobbiamo utilizzare la nostra libertà, la nostra propensione di ognuno di noi, di ogni radicale, alla libertà non mettendo le nostre capacità a disposizione del partito. Certamente il partito, l'organizzazione del partito deve migliorare nel mettere le condizioni ognuno di noi di trovare come dire, il gruppo giusto, il referente giusto per mettere a frutto le proprie capacità e certamente bisogna anche migliorare il rapporto con i gruppi parlamentari e questo è un problema che devono risolvere sì i parlamentari ma certamente anche il partito. Quando in questo partito qualcuno si muove su una determinata tematica deve sapere chi all'interno del partito, all'interno della classe dirigente e tra i parlamentari si occupa di quella tematica e deve, mentre lavora, ancor prima forse di iniziare a occuparsi del lavoro che gli sta a cuore, della tematica che gli sta a cuore, mettersi in contatto con chi nel partito ha già esperienza e si occupa di questo. E questo lo facciamo troppo poco, le responsabilità sono di tutti. Federico, ti ringraziamo molto, Divo Radicale ti ringrazia e ti dà appuntamento sul nostro sito divoradicale.it, come puoi vedere dal nostro logo qui dietro, ci troverai tutte quante le interviste, tutti i nostri lavori di un anno e mezzo, anche questa intervista fra qualche ora e ti auguriamo a questo punto buon congresso, buona parte conclusiva e decisiva del congresso. Grazie direttore, voglio aggiungere che io conosco il vostro sito e ho già visto alcune cose, io penso che questo sia un esperimento positivo e che resterà estremamente utile fino a quando voi non verrete corrotti come corrotti sono stati i media italiani e quindi se continuerete a dare spazio a tutti farete un grande servizio, però quello che chiedo anche a voi, visto che è uno dei punti che bisogna migliorare nel partito, anche voi cercate proprio attraverso il vostro lavoro di mettere insieme, di fare lavorare insieme le persone che parlano degli stessi argomenti. Lo slogan è, adesso lo slogan a memoria non lo sapevo, TV Radicale, la web TV igienica per pulirti dall'informazione e dalla dieta mediatica italiana e questo è esattamente l'obiettivo che dovete darvi e noi vi aiuteremo. Insomma. Cerchiamo di essere sempre presenti, direi quasi virali e ovviamente attivare delle sinergie. Il virus deve espandersi in Italia. Grazie ancora Valerio. Grazie.